Amici del Centro Culturale Pavia Cittasana, benvenuti all'80ª puntata del Quarto d'Ora Accademico. Oggi faremo una puntata insieme agli amici Lorenzo ed Eugenio. Non siamo per strada, ma lungo le rive del nostro fiume Ticino. Parleremo dell'intitolazione della pista ciclopedonale che parte dall'idroscalo e arriva al ponte coperto. Buon divertimento e buona visione! Allora, qui siamo sotto l'idroscalo, sono in compagnia di Lorenzo Blone e di Eugenio, possiamo dire anche il cognome? No, il cognome no, manteniamo riservatezza. E insieme a loro volevamo mostrarvi questa pista ciclabile che ieri, sabato 12, è stata inaugurata dalle autorità alla presenza anche dei parenti della persona alla quale è stata intitolata. Vogliamo ricordare chi fosse, Eugenio? E sono i nipoti. Sono i nipoti, però la persona alla quale è stata intitolata questa pista ciclabile che vediamo passare sotto l'idroscalo era un esimio personaggio della nostra città, Carlo Saglio, esatto. Che è stato un pilota di idrovolanti. E di bombardieri in tempo di guerra. Si ricorda addirittura che passasse, prima di arrivare qua all'idroscalo, tra le arcate del ponte coperto. Esatto. È stato anche un illustre professionista, tanto è vero che è stato così annoverato come fondatore del Panathlon qui in città ed è stato anche fondatore dell'associazione Arma Aeronautica. La famiglia era una famiglia molto celebre a Pavia, tanto è vero che di fronte al municipio, a Palazzo Mezzabarba, esiste anche un palazzo proprio chiamato Saglio in memoria della famiglia. Allora, qua possiamo vedere ai bordi di questa pista ciclabile quello che esiste al momento. Vabbè, come vedete sullo sfondo l'idroscalo, esistono le palizzate per contenere insomma la possibilità che qualcuno sciaguratamente possa finire nella scarpata, e le palizzate sono purtroppo incomplete. Io da un po' che non frequento la pista ciclabile in qualità di ciclista, Eugenio, però la ricordo così da parecchio tempo, non recentemente, è già così da anni ormai, quindi esiste un'incuria, sicuramente costerà anche tanto. Lorenzo, tu cosa ne pensi? Assolutamente sì, perché lasciare una cosa così è sicuramente fonte di spese, perché a sto punto converrebbe risistemarla e renderla fruibile in sicurezza, che è la cosa migliore. Ok. Tra l'altro questi paletti qui ormai adesso vengono sostituiti con dei paletti tipo in vetro resina, che praticamente ormai sono eterni. Ad esempio dove li hai visti? Adesso in memoria non me lo ricordo, però li ho visti, non mi ricordo più dove li ho visti. Comunque questi qui ormai sono superati come stazionata, perché avevano usato questi paletti di nuova generazione che sono di vetro resina e all'interno forse c'è anche del materiale che è tipo cemento, però al momento non riesco proprio a dare una spiegazione tecnica del materiale, però ormai questi qui non li usa più nessuno perché poi il risultato è questo. Marciscono oppure vengono utilizzati, visto che mancano molti pezzi anche per riscaldare. Cioè qui praticamente manca una trentina di metri a partire da questo punto nel quale noi stiamo passeggiando fino ad arrivare al ponticello, al famoso ponticello, che è fonte anche di polemiche per quanto riguarda la sua attraversabilità. Certo, non è il ponte Ghisoni, però poco ci manca. Io penso che per fare un ponte Ghisoni qua di 10 metri
più lungo di questo, magari sia necessario forse più di 2 o 3 anni. Cosa dici, Lorenzo? Superiamo i 1000 giorni del Ponte Ghisoni. No, beh, la situazione qua è, cioè, drammatica e comica nello stesso tempo, perché, cioè, questo ponte è così da anni ormai. Quanti anni, Eugenio? Sicuramente un anno sicuro, se non anche qualcosa di più. Adesso lo mostriamo bene. Ecco, possiamo dire qualcosa in più rispetto a questo ponte che si presenta in questa maniera, quindi non più accessibile. Avevamo visto prima a telecamera spenta che lo stato del ponte è chiaramente tale da non consentire la sua percorribilità. Ma per quale motivo, secondo voi? L'umidità sicuramente, cioè è marcio, cioè le travi sono marce, quindi basta poco per farlo crollare. Quindi, cioè, bisognerebbe farlo in modo che, appunto, come si diceva prima, per i paletti, con materiali che resistono all'umido, all'umidità, e in modo che sia fruibile sempre. Ed in più Eugenio faceva notare che su una trave è probabile che sia stato asportato un LED per l'illuminazione, più di una trave sono stati asportati i LED, e questo magari l'avrà fatto qualche buon tempone, però voglio dire, non è proprio necessario che sia un ponte illuminato, quanto che sia un ponte che serva a fare quello per il quale è stato costruito. Certo. E dal momento la pista ciclabile che costeggia il fiume a partire dall'area dove sono ospitati i nomadi, sì, fino al confluente, non è più percorribile attraversando questo ponte, bisogna fare un giro più largo. Certo. I ciclisti che conosci tu, Eugenio, sono risentiti rispetto a questa situazione? Ma sicuramente, perché era un bel passaggio quando si faceva il giro in bicicletta. Il ponticello è sempre, diciamo, un punto di attraversamento, diciamo, simpatico per noi ciclisti, che adesso bisogna proseguire, e tra l'altro troviamo anche dei vetri per ritornare, diciamo, ancora sulla pista ciclabile. È anche suggestivo come luogo, come posto. Ricordiamo che qua siamo alla curva dei Vigili, qua, come potete vedere, qua sopra c'è la terrazza Morani, intitolata al poeta pavese Morani. Certo. Ok, proseguiamo pure la nostra passeggiata. Rimanete un pochino più indietro rispetto a me, perché altrimenti non vi inquadro. Ecco, ci lasciamo alle spalle il ponticello e ci avviciniamo a quello che è stato ieri luogo invece di una inaugurazione da parte dell'amministrazione, di una intitolazione di questa pista ciclabile che parte da qua in sostanza ed arriva, Eugenio, fino? Allora, attraverso il confluente, si attraversa l'altro ponticello sul confluente, poi praticamente si fa il pezzo di lungo Ticino, si arriva alle ciottole, poi si ritorna ancora su un sentiero che praticamente si arriva alla Scagliona. Ok, questo, cioè, percorrendo verso est e quindi andando verso il confluente, mentre invece questa ciclabile parte da qui. Sì, potrebbe essere, ci si può collegare con il Lago Maggiore, proseguendo ad arrivare a Bereguardo, si arriva a Visevano e si arriva al Lago Maggiore. Cioè, qua facciamo i 3 ponti in sostanza: il Ponte Coperto, il Ponte dell'Impero, Ponte della Libertà, fino ad arrivare al Ponte della Ferrovia, e proseguendo arriviamo fino a Bereguardo e anche oltre poi. Sì, si può arrivare sul Lago Maggiore. Perfetto. Allora, qui ieri mattina c'è stata questa inaugurazione alla presenza delle autorità civili e anche della famiglia, dei congiunti del Carlo Saglio, sì, che sono arrivati anche da fuori Pavia, da Genova e dalla Toscana, per assistere a questa cerimonia. Per quale motivo vogliamo spiegarlo? Semplicemente sì, per
per l'abbandono in cui si trova l'area, nel senso che appunto, a parte la palizzata mancante, l'erba non tagliata, cioè, la rete buttata dietro agli alberi e poi vabbè, tutto lo spettacolo che c'è lì sotto, sinceramente è una cosa che, ripeto, se fossi stato un parente di Carlo Sagli avrei chiesto lumi al sindaco su questa situazione. C'è anche del filo spinato, come possiamo notare da questa inquadratura che è qui posto a protezione di non si sa che cosa. Infatti. E comunque questo è il punto in cui dovrebbe partire la pista ciclabile intitolata al dottor Carlo Saglio, pilota di aeronautica. Bene, allora da questo punto della nostra città, punto di inaugurazione di una pista ciclabile che ormai è vero che è stata intitolata, ma non si può dire che sia stata inaugurata, anche perché, voglio dire, è anni che viene percorsa. Diciamo che è stata intitolata ed è stata intitolata ad un personaggio illustre della nostra Pavia, si poteva magari curare un pochino di più il decoro che non sembra, voglio dire, rispettato, come magari gli ospiti, i parenti del dottor Carlo Saglio hanno potuto constatare e notare ieri mattina. Bene, da Pavia è tutto. Poniamo fine a questa 80esima puntata, siamo arrivati ad 80 puntate, caro Lorenzo, del nostro quarto d'ora accademico. Abbiamo fatto un quarto d'ora o forse più di chiacchiere, ve le consegniamo perché possiate goderne della visione e possiate constatare le testimonianze che vi portiamo periodicamente sullo stato della nostra città e su come sarebbe meglio e sarebbe possibile intervenire. Ciao a tutti!